giocate, poi la bravura del loro portiere, un po' di imprecisione, alla fine hai creato 4-5 palle gol, non l'hai buttata dentro, ma però le hai create a differenza delle altre partite. Certo che perdere contro il Lecce, che è una squadra nettamente inferiore a te, è chiaro che la brucia ancora di più sotto questo aspetto. Le responsabilità dell'allenatore tu hai preso quante? Le responsabilità ci sono sempre di tutti, anche se io ho fatto tutte e due le cose. L'allenatore nei momenti buoni ha i suoi giusti meriti, come nelle difficoltà ha dei demeriti, ma io dico sempre che poi in campo ci vanno i calciatori e che loro sono magari più responsabili dell'allenatore. Noi all'allenatore a volte gli diamo troppi meriti e troppi demeriti, fermo restando che questa Fiorentina a volte io la critico, non mi piace per come interpreta le partite, per come scende in campo. Mi piacerebbe vedere una squadra un po' più cattiva, un po' più determinata. Ogni tanto mi piacerebbe vedere qualcuno che si arrabbia, cosa che non vedo, questo un po' mi dispiace. Ecco Ciccio, uno dei problemi di questa Fiorentina è la mancanza, secondo te, di un attaccante da 10 gol o Vlahovic, Pedro, ti convinco? Vlahovic è un ragazzo giovane al quale bisogna comunque dare fiducia. Io non alleno la Fiorentina, ma se l'avessi allenata, con me Vlahovic avrebbe giocato un pochettino di più, perché nell'emergenza con Chiesa e Ribéry noi abbiamo fatto anche delle ottime cose, però non sono nessuno dei due, sono da attaccanti. Abbiamo aspettato questo Pedro, che è diventato un po' un mistero, no? Perché è da settembre che sta qui, da fine agosto. Io l'ho visto francamente per la prima volta giocare 20 minuti domenica e sabato. Chiaramente se Pedro non risponde alle attese che possiamo avere noi tifosi come un calciatore di livello, qualcosa bisognerebbe fare, perché poi con il solo Vlahovic, che poi non ha 20 anni, non è che puoi affrontare un campionato di Serie A con la consapevolezza che puoi fare bene. È vero che c'hai dei giocatori come Chiesa, come Ribéry, che all'occorrenza si fanno in quattro, però la Fiorentina per me ha bisogno di un attaccante importante.